Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento questo piccolo software che ci permette di analizzare il cellulare Android o iPhone e eventualmente anche di recuperare i file perduti. Ora, poi te lo faccio vedere durante il video, ma se vuoi recuperare anche i file di WhatsApp, le applicazioni WhatsApp, Telegram, Instagram e Facebook anche, ti verranno disinstallate dal cellulare, ti verranno installate delle versioni più vecchie e poi alla fine del processo ti verrà reinstallato tutte le applicazioni come erano all'inizio, quindi aggiornate. Comunque, si clicca qui e aspettiamo. Richiede un po' di skills. Poi appare questo. Ora, su feature phone abbiamo alcuni produttori, Samsung, Audiobox, bla bla bla. Se non ce l'abbiamo, clicchiamo su smart device. In questo caso seleziono Android. Qui abbiamo altri vendor che non c'è il mio, quindi clicco altri. Android backup, avanti. E ti dice che verrà installato sul tuo cellulare l'applicazione Final Mobile Forensics. Ok, qui ti dice come devi fare per abilitare il USB debugging, che sul mio cellulare è già abilitato. Un attimo solo che accendo, sblocco il display, perché ti verrà richiesto poi di autorizzare il backup. Ok, premiamo ok, qui dice telefono non connesso ed è abbastanza normale con il mio cavo, vi devo dire la verità. Ok, qui selezioniamo il mio cellulare, premiamo avanti. Il processo richiede un po' di tempo, ora per motivi ovviamente di tempo, perché questo video non può essere lungo un'ora, io a un certo punto stopperò il backup e continuerò poi a farti vedere. Questa è la cartella di destinazione dove vuoi che il backup venga salvato. Ora io gli dico desktop e lui creerà la cartella con questo case number. Perché il case number? Perché questo programma è fatto per l'uso forense e quindi ci sarà della documentazione poi da allegare. Avanti e lui parte. Tu non puoi vederlo e sfortunatamente non posso fartelo vedere, ma sul display poi apparirà l'applicazione che lui ti ha installato dove dice che il backup sta funzionando. Qui ovviamente mi dice che è già stata trovata una copia di backup nella cache, se voglio continuare con quella copia oppure no. Io dico di no, così io ti faccio vedere il processo fin dall'inizio. Ok, qui ora mi è apparso che di dare l'accesso all'applicazione, alle varie opzioni delle applicazioni. Quindi ora dice che il backup è partito. Queste sono le cartelle del cellulare, del mio ovviamente. Ok, qui vedi, ora io le deseleziono tutte, però lui mi chiede qui se voglio anche recuperare i dati di Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Skype, Telegram, Text Secure, che non ho la più pallida idea di cosa sia, e WhatsApp. Io qui l'ho deselezionate proprio perché non voglio che me le disinstalli e poi reinstalli, perché altrimenti mi ci mette troppo il processo. Però ovviamente questo è un programma per l'uso forense, quindi il tempo è relativo qui. Ok, e lui vedi che parte. A questo punto si lascia un attimo lavorare, poi ti apparirà sempre sul cellulare dove ti dice autorizzi il full backup, sì, e lui poi parte. Io ho visto che con il mio cellulare e quindi con tutte le applicazioni che ho io sul cellulare e poi ovviamente anche da quanto uso il cellulare, richiede circa un'ora, un'ora e mezzo, quindi è tantissimo da aspettare per fare questo video chiaramente. Però
Come ho già detto, a un certo punto fermerò il processo. Per il momento lo lascio andare, come vedi qui è 2 minuti. Ora stoppo il video, lo faccio un po' scorrere, tipo fino a 10-20 minuti, e poi ritorno e ti faccio vedere il risultato. Ok, siamo tornati. Allora, come vedi sono passati 11 minuti e 24 e 25, il tempo stimato per completare tutta la scansione del mio cellulare è di circa un'ora. Chiaramente io non aspetto un'ora. Allora, cancel. Ti chiede se vuoi ovviamente annullare. Sì. Dice clean up e aspetti. Quando ha finito, ci apparirà un'altra schermata. Come vedi qui c'è la cartellina 2022-03-12, che è la data di oggi. Qui, come vedi qui, ancora sta facendo il clean up, ci mette un attimino, ti fa vedere quali cartelle ha scansionato e quali no. E ovviamente le più sono non scansionate. Need to restore, ok. Acquisizione non completata e a noi va bene. Poi attendiamo ancora perché deve finire tutta la procedura. Mentre lui procede, io ti dico anche alcune informazioni aggiuntive. Per esempio, ti fa vedere gli SMS che hai cancellato. Le telefonate che hai fatto da ovviamente quando hai acquistato il telefono a oggi. So far, do you want to save? Yes. Ti fa vedere tutto perché questo software è per l'analisi forense, ma ti permette anche di recuperare file che sono stati appunto cancellati. E ovviamente se sono lì è una prova perché? Perché sono lì, non è una cosa inventata. Quindi per l'analisi forense questo è fantastico. C'è un altro software che si chiama Autopsy o Autopsy che è free, però ha un problema. Non riesce a vedere il cellulare, cioè il disco dentro del cellulare. Ci dovrebbe essere qualche modo, però io sinceramente non mi sono messo molto a cercare. Poi a questo punto facciamo open, andiamo sul desktop. Andiamo nella nostra cartellina e non c'è niente. Perché non c'è niente? Ci dovrebbe essere il file. Fai vedere. Eccolo qui. Posso trascinare? Analyze. Analizza. Ah, ok. Ok. Si clicca su Analizza e si fa Open the Image. Quindi desktop. Quindi questo. Attendiamo ancora un attimo. Avanti. Next. Ora fa il calcolo dell'hash. Ancora un pochino e ci siamo, eh? Loading media, eccetera, eccetera. Ok, qui gli diciamo qui ci sono i vari vendor del cellulari. E siccome questo non c'è, io clicco altri, poi Android, avanti, avanti, email, ti recupera tutto, tutto chiaramente se gli lasci il tempo di analizzarlo tutto. Attendiamo. Ti ricordo che questi sono soltanto 10 minuti di acquisizione, eh? Però in questi 10 minuti di acquisizione tu puoi vedere quanti dati ha recuperato. E io chiaramente questo l'ho già fatto prima di fare il video, è simpatico perché ho trovato delle chiamate a persone che assolutamente non ricordavo neanche di averli mai chiamati o foto o messaggi addirittura, e quindi mi ero messo un attimo a
cercare. Poi anche le foto. Le foto addirittura sono anche più di quelle che mi aspettavo, perché ti fa vedere chiaramente anche quelle cancellate. E chiaramente nessuno, o perlomeno io non mi ricordo le foto del 2017, per esempio, no? Se non sono state archiviate o se sono state ovviamente cancellate. Qui i media, i multimedia, poi ci sono le foto e il Free Space DB, che è il database. Se non vuoi aspettare, fai skip. E poi ci sono tantissimi file, eh? Altri file tipo video, note vocali, ma di tutto, veramente una cosa impressionante. Diamo ancora un po' di tempo. Vedi qui WhatsApp, ok, troppo veloce, però c'era scritto WhatsApp, che i messaggi di WhatsApp e Telegram non li puoi leggere se non gli fai disinstallare le applicazioni e non gli fai fare il downgrade. Ora, in questo caso specifico io non gliel'ho fatto fare, però come nel video per decriptare i file di WhatsApp, anche in questo caso deve fare il downgrade delle applicazioni, poi prende la chiave per della decodifica e poi te li fa vedere tutti lì, quindi non c'è assolutamente problema. Diamogli tempo. Ok, a questo punto qui gli diciamo run, qui gli diciamo sì, aspettiamo ancora un attimino, questa è la foto del mio cellulare. Ok, allora fatto. Allora, qui vedi che ci sono le foto. Allora, alcune foto sono sul cellulare, altre non sono, tipo queste sono di, come si chiama? Telegram. Poi ci sono queste foto qui che io non so assolutamente da che parte possano provenire, ma è stata creata nel 2018, il 18/6/2018 alle 17:39. Poi dopo altre foto, come vedi qua, tantissime. Ma queste sono le foto che mi mandano i miei amici, per esempio 2022. Questa è dell'8/3, è abbastanza recente, insomma. Però ci sono altre foto, ho ridato soltanto 10 minuti di scansione, non te lo dimenticare, che io non sapevo. Poi guardiamo qui, qui ci sono le applicazioni installate e disinstallate nel tempo, in questo caso vedi solo WhatsApp perché sempre 10 minuti di scansione. Poi con logs, ecco qui è fantastico perché qui vediamo la data, per esempio questa è del 12/12/2017 alle 3:17:32 della mattina. Io chiamo il mio amico Lorenzo, che oppure la telefonata è partita, oppure fu quella volta che mi portò all'ospedale di notte, perché altrimenti a quest'ora, insomma, lui dorme e anch'io. E poi qui vedi che ci sono tutte le date, i numeri del cellulare, eccetera. Queste sono le chiamate. Qui ci sono solo quelle in uscita, ma ci sono anche quelle in entrata, se gli diamo più tempo. Poi contact, qui ci sono tutti i contatti che sono presenti nel mio cellulare e anche oppure, scusate, che erano presenti nel cellulare. Poi guardiamo altro, messaggi, ecco, SMS. Qui ci sono, questo è un MMS che io ho inviato quando ero al mare, ma non chiedetemi perché ho inviato le SMS, ma comunque è del 2019. Poi questi sono tutti messaggi recenti, però qui ci sono dei messaggi tipo 2018 alle 7, questo molto probabilmente lo invio alla mia ragazza, che gli dico tra 10 minuti sono lì, non riesco ad attivare internet perché
perché ogni tanto qui internet non funziona. Poi dopo questo è un messaggio sempre inviato molto probabilmente alla mia ragazza. E poi io sempre qui che gli dico che non funziona niente. Ecco, a posto. E sì, è il numero della mia ragazza, sì. Poi dopo qui io che invio gli auguri per esempio a mio padre, ma questi messaggi non sono più presenti. Poi qui invece c'è il cellulare che mi parte da solo ogni tanto, quando non lo so perché, ma ogni tanto premo sul cellulare e qui parte la chiamata d'emergenza ad alcuni miei contatti dove gli dice sono in una situazione d'emergenza, la mia longitudine e latitudine è inviato automaticamente. E questi sono gli SMS. Poi dopo multimedia, qui invece troviamo gli altri file che sono di file multimedia. Per esempio, questo è un video, questo è un altro video. Poi dopo ci sono, credo, musica, credo. Turn right. Ah no, questo è il navigatore. Picture, foto. E ancora foto, che poi vabbè, in realtà sono quelle di prima che abbiamo visto prima e sono solo queste. Poi qui in basso abbiamo altre, vedi, qui abbiamo File Explorer, Photo Directory, Multimedia, File Category, Time, Contacts, eccetera. Ecco, poi o se no ci sono i tab qua su, se preferisci. Workspace, call logs, contact name, applicazioni installate, SMS, multimedia e other important files, pictures. Ecco, questo programma ti permette di analizzare il cellulare sia da un aspetto forense che per recuperare file. Se hai un file cancellato, per esempio, non lo so, andiamo su picture, per esempio, prendiamo questo, export to. E lo esporti. Esporti questo, in questo caso questa foto. Per il momento è tutto e ti ringrazio di aver guardato questo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace per supportare il canale, che sarebbe una cosa molto gradita. Grazie.